Ci sposiamo! Ah! Io sarò Madame la Générale, entrerò nella buona società e alla morte della nonna diventerò una proprietaria russa. Avrò un castello, dei mujiki, pensa! Ma certo, cara. Sposati. E sii felice. Merci. E dimmi, per quando è fissato? Perché tu hai già fissato la data, non è vero? Ebbene, tutto è pronto, la casa, gli abiti, i documenti, per chi aspettare? Quando? Domenica, a mezzogiorno. Allora non sei arrabbiato neanche adesso? Allora tu va bene. Vado a preparare il bagaglio. In 2 minuti è fatto. Te ne vai? Naturale. Non vorrai che rimanga qui con voi a giocare alla famiglia. Aspetta un momento. Oh. Devo proprio credere che mi vuoi bene. Se riesci a separarti da 2000 franchi. Quante speranze mentre tornavo a Roulettenburg. Avevo i 2000 franchi di Blanche e in più un magnifico orologio e dei gemelli di brillanti. Andai a Roulettenburg, a Homburg, a Spa, perfino a Bade, dove fui anche domestico del consigliere Hinz. In 5 mesi di servizio raggranellai un po' di denaro e subito tornai alla roulette. Giocai e vinsi. 1700 fiorini in meno di 5 minuti. Avevo osato rischiare ed ecco ero di nuovo nel numero dei vivi. Ora sono qui da un mese, a Homburg. Sono di nuovo senza denaro, possiedo 50 fiorini. Ma all'albergo ho pagato tutto. Mi resta la possibilità di andare alla roulette. Una volta soltanto. Se vincerò potrò continuare il gioco. Se perderò. Pensavo che vi avrei incontrato. No, non datevi la pena di raccontare, so. So tutto. Tutta la vostra vita in questo anno e 8 mesi che non ci siamo visti mi è nota. Foste voi a riscattarmi dalla prigione 6 mesi or sono? No, non sono stato io. Ma sapevo che eravate in prigione per un debito di 200 fiorini. Allora sapete anche chi mi riscattò? No. Non posso dire di saperlo. Strano. Dei nostri russi nessuno mi conosce qui. Pensavo proprio fosse stato qualche originale d'inglese, per bizzarria. Vedo con piacere
Che non avete perso l'inclinazione a fare dello spirito? Vi capisco bene, sapete. Vi rodete dal dispetto che io non stia umiliato i vostri piedi. Realmente, all'uomo piace vedere umiliato davanti a sé il suo migliore amico. Sull'umiliazione è basata in massima parte l'amicizia. Tutte le persone intelligenti lo sanno. In questo caso però vi assicuro che sono sinceramente lieto che non siate umiliato. Meglio così. Non volete proprio rinunciare al gioco? Lo farei subito. Solo che... Vi rifacciate? Certo. Già. All'infuori del gioco non vi interessate di nulla. Di nulla. Vi siete fatto di legno. Non solo avete rinunciato alla vita, alla dignità, agli amici, ma persino ai ricordi. I vostri sogni di ora non vanno più in là di Père Ampère, Rouge Noir e così via. Mister Estoli. Fra 10 anni sarete ancora qui. Basta! Per dimostrarvi che non ho ancora dimenticato tutto, permettetemi di chiedervi, dov'è ora Paulina? Ora sta viaggiando in Svizzera. Ma mi fareste un vero piacere se non mi chiedeste di lei. Questo vuol dire che riuscite a ferire anche voi. Paulina è la migliore fra tutte le creature. Sappiatelo. In realtà è che voi non l'avete mai conosciuta. E il suo nome sulle vostre labbra, io lo stimo un'offesa al mio senso morale. Perché vi inquietate? Avete parlato voi di ricordi? Sono solo notizie generiche quelle che vi ho chiesto. Ma non chiedetemi altro. Paulina fu a lungo malata. È malata ancora adesso. Per un po' di tempo visse con mia madre e mia sorella nell'Inghilterra del Nord. 6 mesi fa, sua nonna, ricordate? Morire lasciò un patrimonio. Adesso Paulina viaggia con mia sorella e la sua famiglia. 1 mese fa il generale morì a Parigi di un colpo. Blanche lo trattava bene, ma tutto quello che aveva ereditato dalla nonna era riuscita a farselo intestare e così ha raggiunto il suo sogno, diventare generalessa e ricca. Ecco tutto, mi pare. E De Grie? Non sta per caso anche lui viaggiando in Svizzera? No, De Grie non sta viaggiando in Svizzera. Io non so dove sia De Grie. E una volta per tutte vi prego di evitare simili accostamenti, capito?
Chiedo mille volte scusa, Mr. Estri. Io non accuso di nulla, Paulina. Inoltre un francese e una signorina russa. E questo un tale accostamento, Mr. Estri, che non saremo noi a risolvere e nemmeno a capire a fondo. Che intendete dire? Un francese, Mr. Estri, è una forma finita. È bello. Un qualunque degree può conquistare il cuore di una fanciulla con estrema facilità. Possiede una forma elegante. E la donna scambia questa forma per la sua stessa anima. Per arrivare a distinguere l'anima dalla forma occorre molta più esperienza di quanto non ne abbiano le nostre donne.